Uno dei miei film preferiti è Into the Wild di Sean Penn. È tratto dalla vita di Christopher McCandless, un ragazzo americano di buona famiglia che ha vissuto inseguendo i propri ideali. Era figlio di persone benestanti, i classici genitori in carriera che hanno coronato il loro sogno americano. Christopher era un brillante studente, aveva successo con le persone, cultura e denaro, ma fece una scelta radicale e nel 1990 diede tutto il suo patrimonio in beneficenza, abbandonò l'auto e bruciò gli ultimi contanti rimasti. Cambiò nome e fece perdere le sue tracce, iniziando il suo percorso sulle sue gambe e lontano da quel mondo che non gli apparteneva. Il resto ve lo lascio scoprire nel film. Vi ho parlato di Into the Wild perché, come Christopher, ci sono persone al mondo che hanno deciso di staccarsi dalla società e di dare una svolta radicale alla propria vita. Questo certamente non li ha portati ad avere denaro e beni materiali, ma hanno riscoperto il valore di una vita senza comodità e con un ritmo più umano. Chi non conosce la storia dei tre porcellini, ce la raccontavano per farci capire l'importanza di una casa solida. Beh, in Brasile, Márcio Misael Matolias, chiamato anche O Rei, in portoghese Re, ha 44 anni e vive da 22 in un castello, ma di sabbia. Con la corona in testa e il suo fido scudiero, un cagnolino. Si trova a Barra de Tijuca, una spiaggia vicino a Rio de Janeiro. Si occupa della manutenzione della struttura, come mantenere bagnata la sabbia della costruzione o ricostruire un portone o una torre. Dentro al suo castello, di circa 3 metri quadrati, c'è anche una libreria molto fornita di libri che la maggior parte gli sono stati donati da turisti o passanti. Dorme in un sacco a pelo e per lavarsi utilizza i servizi della vicina stazione dei vigili del fuoco, dove può fare una doccia al costo di un euro. Ha sempre vissuto sulla spiaggia. Le persone pagano a peso d'oro case con la vista sul mare. Lui non paga niente e, a suo dire, vive una vita meravigliosa. Il re e il suo castello sono diventati una vera e propria attrazione turistica. Non potrebbe vivere in altro modo, Orei. Dice che non riuscirebbe più a vivere in una casa tradizionale, dove tutto è un posto, dove c'è quel senso di possesso. Lui, se vuole, può distruggere il castello e ricostruirlo in un altro posto, sempre a costo zero. Si sente libero facendo così, niente gli appartiene veramente e lui non appartiene a niente e a nessuno. Naturalmente i lati negativi ci sono, ad esempio, quando si mette a piovere o c'è un forte vento. Ma questa è una sua scelta e la porta avanti con convinzione e gioia. E non mancano i sogni per il futuro. Vorrebbe aprire un atelier per le sue sculture in legno o in cartapesta, o dove dipingere. Cose che nel suo castello non può fare, per mancanza di spazio e anche perché le persone curiose toccano le sue opere in argilla che, essendo fragili, si rompono. Che dire, speriamo che il suo sogno possa realizzarsi e non crollare come un castello di carte. Billy Barr è un anziano che vive da solo in una baita in mezzo al bosco a Gothic, nelle montagne del Colorado, una delle zone più fredde e selvagge del mondo. La sua baita è lontana dai rumori e dall'inquinamento della città, ma anche dai primi abitanti che si trovano a 16 km e che lui, in inverno, può raggiungere solo con gli sci. È immerso nel silenzio più assoluto, circondato dai suoni della natura, all'interno il crepitio della legna del camino e tanti libri da leggere. Sembra di tornare indietro nel tempo, senza stress, isterismi, nevrosi. Il tempo scorre lentamente, con ritmi a misura d'uomo. Negli anni 70, Billy era andato in Colorado per un progetto di lavoro, sulle acque del West Elk Mountains. Rimase lì tutta l'estate. Finito il lavoro di ricerca, si rese conto che non sarebbe mai più riuscito a tornare alla vita, diciamo, normale. In quei mesi in mezzo alla natura, era riuscito a capire quanto fosse sbagliata per lui la vita che conduceva prima e quanta tristezza e depressione questo stile di vita gli aveva trasmesso. Mentre prima non riusciva mai ad essere felice per niente, in quei mesi lontano da tutto lo era stato e tanto. Finito questo progetto lavorativo, iniziò a costruire la sua baita in mezzo alla natura selvaggia e la finì proprio all'inizio dell'inverno. Billy, da 40 anni, per passare il tempo nelle lunghe e fredde giornate d'inverno, tiene un diario dove annota clima, temperatura, gli animali che incontra, le piante che iniziano a fiorire per prime e poi i centimetri di neve caduta, la temperatura e lo spessore. Questi dati si è scoperto che hanno un grandissimo valore scientifico,
sono stati elaborati dai ricercatori e si sono dimostrati fondamentali per studiare i cambiamenti climatici, tanto che sono finiti in numerose riviste del settore. Ancora oggi Billy segna i suoi dati, ma non più sul diario cartaceo. Adesso utilizza il PC, sul sito Gothic Wither. Ancora incredulo, perché non pensava che il suo lavoro sarebbe stato così utile per la scienza. In mezzo a quei boschi, a quella natura selvaggia, ha riscoperto il piacere della solitudine, dello studio, della calma e della riflessione. Ha scoperto il piacere di fare ciò che veramente amiamo, senza obblighi, imposizioni, senza sentirsi schiavi di niente e di nessuno, senza rapporti di facciata, falsità, demagogia. Ha scoperto la felicità. La Sardegna è un luogo meraviglioso. L'arcipelago della Maddalena, a nord dell'isola, è un vero e proprio paradiso, circondato da mare cristallino e accarezzata dal vento. A volte schiaffeggiata, perché qui il vento soffia costantemente. L'isola di Budelli è conosciuta nel mondo perché un tempo la spiaggia era di un meraviglioso colore rosa, dovuto ad un microorganismo presente nel guscio delle conchiglie che, sgretolatosi per l'azione delle onde e del vento, donava alla sabbia il tipico colore. Purtroppo l'ignoranza della gente ha fatto sì che lo abbia perso, perché per anni i turisti hanno portato via la sabbia. Mauro, più di 30 anni fa, nel luglio del 1989, è approdato sull'isola da Modena col suo catamarano e non se n'è mai più andato. Doveva essere solo una tappa per poi raggiungere la Polinesia, ma sbarcato a Budelli ha conosciuto l'ex custode e parlando ha scoperto che se ne sarebbe andato dopo 2 giorni. Proprio in quell'istante ha capito che avrebbe voluto prendere il suo posto, così fece domanda all'amministratore, perché allora l'isola era privata, ed è stato assunto. Oggi ha 80 anni ed è ancora lì e ci vorrebbe rimanere fino alla fine dei suoi giorni, solo che dal 2016 l'isola, che era di proprietà di un neozelandese, è diventata parte del Parco Nazionale della Maddalena ed è stato messo in discussione il diritto di Mauro di rimanere, non essendo né maddalenino né sardo. È stata fatta una petizione che ha raccolto migliaia di firme per farlo rimanere sull'isola perché, dopo 30 anni, lui e Budelli sono una cosa sola. Mauro si è fatto un'idea del perché la gente ha portato via tutta la sabbia, che è più o meno questa. Visto che viviamo nel consumismo più sfrenato, quando vedono qualcosa di bello che gli piace, lo comprano, perché devono possederlo, averlo. E per questo sono disposti anche a rubare, proprio come è successo a Budelli. Lui la chiama bellezza superficiale. In 20 anni hanno distrutto quello che la natura aveva fatto in 10.000. Se quelle persone avessero visto la bellezza in profondità, l'avrebbero amata e rispettata e mai depredata come invece è successo. Per questo, lui ha deciso di isolarsi, nel vero senso della parola, perché disprezza la società del consumismo che non rispetta la natura, anzi, che la sta distruggendo giorno dopo giorno, in tutto il mondo. È un uomo di una cultura infinita, che lascerà una traccia indelebile sull'isola, che nemmeno il forte vento sardo o la risacca potranno scalfire. E vorrei chiudere con una frase che racchiude il suo pensiero. Spero che l'umanità salvi la bellezza. La natura è bellezza, basta saperla vedere. Sean Ellis è un ex marine inglese che ha vissuto 1 anno e mezzo in modo assoluto con un branco di lupi, condividendo acqua, cibo e tana. Nel 2002 decide di piantare la sua tenda in mezzo a una foresta dell'Idaho, vicino ad un insediamento di nativi americani. Dopo 7 mesi si avvicina il primo lupo, poi piano piano gli altri. Lo studiano a lungo, fino a quando a Sean viene permesso di entrare nella tana. Nell'anno successivo assume il ruolo di paciere delle liti e gli vengono affidati i cuccioli, mentre gli adulti sono a caccia. Impara il linguaggio non verbale fatto di movimenti delle orecchie, di posizioni del corpo, ringhi ululati. Quando si deve sottomettere si sdraia pancia in su e il lupo lo addenta alla gola senza fargli male.
Adesso vive in un piccolo paesino a 300 km a sud di Londra e per parte del suo tempo vive in una tenda a fianco della recinzione dove vivono degli esemplari che ha cresciuto fin da cuccioli. Con loro si comporta proprio da lupo. Ringhia, ulula, morde e si spartisce la carne cruda di cervo o di alce. Apre la bocca così possono leccare l'interno e ispezionare il rodore dello stomaco. Dice che i lupi non vanno mai toccati sulla schiena e che non vanno mai fissati negli occhi perché viene considerato un segno di sfida. Se fai uno scatto vicino a loro è sicuro che verrai morso e i lupi allentano la stretta solo quando la preda è morta. Quando Sean aveva 20 anni ha lavorato negli zoo e nelle riserve naturali e proprio qui inizia a studiare i lupi, il loro comportamento e il rispetto delle gerarchie. Un giorno una femmina abbandona i suoi 3 cuccioli e lui se ne prende cura e li svezza proprio come avrebbe fatto la madre. Li chiama Damasca, Mezzi e Yana. Dorme con loro, gli passa il cibo dalla bocca, insegna loro a pescare agitando un pesce morto sott'acqua. E così li abitua a procacciarsi il cibo da soli. Fa sentire loro delle registrazioni di ululati e richiami di altri lupi. Quando arriva il momento del pasto, ringhia e morde proprio come farebbero loro, perché non vuole che lo aggrediscano o lo disconoscano come membro del branco. Più volte ha rischiato la vita per il cibo o l'acqua. Un lupo, dopo un balzo di 3 metri, l'ho buttato a terra e l'ho azzannato, fermandosi prima di sbriciolargli la mandibola. L'ho aggredito per tenerlo al suo posto e per vedere se meritava di far parte del branco e di condividere lo stesso territorio. Era stato avvertito che il primo segno di debolezza lo avrebbe assalito. Ha molto ferito ormai. All'inizio andava in ospedale per farsi ricucire, ma appena tornato a casa, i lupi lo leccavano fino a rompere tutti i punti. Così ha notato che con la loro saliva le ferite guarivano prima e non si infettavano. Negli anni il suo sistema immunitario si è rafforzato molto. Oggi ha 55 anni ed è uno dei più grandi esperti di lupi. Partecipa a molte iniziative a riguardo in tutto il mondo, anche con la fidanzata Ellen, che però non è stata ancora accettata come membro del branco. Solo la femmina alfa, Cheyenne, la considera la tata dei cuccioli. Perché il branco si prende tanto cura dei cuccioli e hanno sempre una tata che si occupa di loro quando sono lontani, per la caccia o altro. La cosa più difficile per Sean è stato tornare tra gli esseri umani, perché aveva smesso di pensare come un uomo. All'interno del branco ha preso la lealtà, la disciplina, l'ordine e l'equilibrio. Qual è l'insegnamento importante che arriva da questa esperienza? Il lupo ha attirato tanto odio da parte degli uomini, anche per la sua natura di predatore, che a volte uccide e mangia il loro bestiame. Nonostante tutto questo odio, la paura, l'ignoranza, è riuscito a sopravvivere. Il lupo, in realtà, è un animale stupendo, astuto, leale e pacifico con il proprio branco, e che uccide solo se costretto per fame o per i propri cuccioli. Perché demonizzarlo? Impariamo a conoscere, apprezzare, amare, ma soprattutto a rispettare questo re incontrastato dei boschi, che ci può insegnare tanto con il suo comportamento. Le persone che abbiamo visto nel video di oggi hanno deciso di vivere a modo loro, lontano da quello che la società voleva imporgli. Loro hanno fatto delle scelte estreme, ma non sempre deve essere così. L'insegnamento che possiamo trarre è che nonostante tutto, è importante trovare il proprio posto nel mondo. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.